Oggi sono a Milano per parlarvi di come trasformare l'immobile in una casa dove sentirsi finalmente a casa. Naturalmente il contesto non sarà quello della ristrutturazione e delle finiture, ma di un livello superiore. Oggi parleremo d'arte con un caro amico. Ciao Federico. Ciao Giuseppe. Ciao, ciao a tutti. Come stai? Bene, bene, okay. Grazie, benvenuto. Federico, sono venuto a trovarti perché avrei piacere di conoscere da parte tua qual è il motivo per il quale molte persone oggi acquistano delle opere d'arte e le tengono all'interno, diciamo, delle loro abitazioni. Ma insomma, ci possono essere tanti motivi. Generalmente chi compra opere d'arte lo fa o per ragione estetica o per ragione di investimento oppure anche solo per una ragione emotiva. Guarda che bella questa inquadratura. Questa è molto carina. Io faccio cose tridimensionali che generalmente non si riescono a capire perfettamente in un'immagine bidimensionale. L'aspetto emotivo, dove l'opera d'arte è spesso un atto di contemplazione. Certo. Avere in casa un qualcosa che ti evoca delle emozioni, delle sensazioni o che a volte te ne esorcizza delle altre. E quindi diciamo io lo vivo personalmente questo aspetto, sì, perché io vivo con le mie opere. Certo. E vedo che indipendentemente dal fatto che le abbia fatte io, che poi in realtà penso che sia più la vita ad averle fatte attraverso di me, sono dei totem di contemplazione. Questo è Cultivating the Void dell'uomo che coltiva il vuoto, quello spazio vuoto che poi anche la sua vera natura, la parte vuota del puzzle. Allora Federico, raccontaci qualcosa in più sulle tue opere d'arte. No, quello che pensavo è che poi alle opere d'arte ci si affeziona. Io per esempio da qualche mese sto vivendo all'interno del mio studio. Sì. E quando c'è qualche opera che è me se ne va perché viene venduta, come quella di Pluribo per esempio, mi sarebbe tanto piaciuta farvela vedere, ma è impacchettata. È impacchettata, pronta per la partenza. L'opera diventa un buon figlio, no? Certo. Essere all'interno del tuo studio è emozionante, veramente. Io ti dico, ho esperienza di molte case proprio per il mestiere che faccio, ma quando entri nello studio di un artista come questo senti che c'è un'energia differente rispetto ad un immobile tradizionale e questo mi piace molto perché c'è una vibrazione diversa. Si sente quando c'è la creazione e la creatività espressa e quando non c'è. Questa è una cosa molto, molto piacevole. Bene Federico, io ti ringrazio per questa chiacchierata, spero che ci rivediamo presto, saluto i nostri amici e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao a tutti, grazie. Ciao. Questa è una pausa alla Celentano proprio. Neanche Celentano si permette una pausa lunga come questa.